Ehi ragazzi, tutto bene? Come va? Che si dice? Allora, siamo qui, siamo scappati da Lady Alberta, ma dobbiamo contattare quella Nova Corps per pagare la multa, però se vi ricordate era successo tutto quel casino, questo nella prima run. Ora però vediamo se sono cambiate le cose perché quel lama, beh, ha distrutto tutto masticando quelle cose. Adesso noi il lama non ce l'abbiamo più, quindi in teoria, avendo dato il lama e tutto il resto, non dovremmo avere problemi, perché se vi ricordate, quando noi siamo scesi a vedere qual era il problema tecnico, il lama aveva mangiato tutti quei cavi e l'abbiamo mandato a quel paese. Ci darà la caccia fino alla fine dell'universo. Sì, E ci chi se darà. ne frega? Siamo fuggiti da quel sassetto con i soldi, no? Solamente dopo il tradimento dell'albero. Io sono Groot. Non parlo alberese, albero. Ehi, se hai un problema con Groot, hai un problema con me. Ehi, un problema alla volta. Lady Elbender si vendicherà, ne sono Ma non certo. scocciare. Toccherà mettersi in fila, prima devo chiamare Corella. Prima paghiamo questa multa, meglio è. Sì, così poi possiamo tornare a fare i pezzenti. Che strano. Tu pensi solo ai soldi, roditore? No, penso spesso anche alle bombe. E all'alcol. Lol. Bombe fatte di alcol. Nikki? Sei tu? Sei davvero? C'è un problema di connessione. L'hai attorcigliato? Sì, non va. Nikki, sai dov'è tua madre? Ho bisogno di parlarle. Con me. Crutime. Quando sei partito, sono entrati nella zona di quarantena, sono salita e ci ho provato a restringere la banda. Prima cosa che ho fatto è qualcos'altro. Non ti sento, Nick, passami la mamma. Sapevo che mio padre. Così tanta luce. Lei ha detto che è un miracolo. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Sì, Aveva non farti ragione. venire un colpo. Aveva ragione. Controllo la matrice. Posso farlo tornare. Posso far tornare tutti. Devo solo. Che cacchio? Ma come? Non l'ho. Visto che ha fatto? Guarda, si è smangiucchiato tutto. Ma noi non. No, vuol dire che è indifferente. L'armacoso non l'aveva confiscato Corella. Lama. Io che ho detto? Ma chi razzo se ne frega? Le zucche d'oro l'hanno lasciato lì e ora la matrice è a pezzi. Ti prometto che la ripareremo al più presto. Sì, come hai promesso di convincere la tua ragazza a lasciarci in pace? Sì, ma certo. Ehi, questo non è giusto. Sai cosa non è giusto, Quill? Essere l'unico a cui frega effettivamente qualcosa della Milano. Ragazzi, attracchiamo per sistemare l'antenna. Per fortuna conosco un tizio su Nowhere che ha le parti e che può liberarci del tracciante Nova. Non possiamo abbandonare la bambina. Sembrava un po' irrequieta. Il lama spaziale si è mangiato i cavi, Drax. Sarà stato un problema di connessione. E rimuovendo il tracciante, Corello ordinerà all'intera flotta Nova Corps di cercarci. Gamora ha ragione, abbiamo promesso. Io ho promesso. Vedi se riesci a localizzare Corella. Paghiamo la multa. Mi prendi per i fondelli, Quill? Almeno non dovremo occuparci della prossima missione con il fiato dei Nova sul collo. Se ce ne sarà una. Ma infatti ero sicuro che il lama l'avevano. No, che tristezza. Groot sta tenendo sotto controllo quel dentone maledetto. Gli conviene star lì e smetterla di masticare la mia nave, altrimenti. È proprio incavolato. Comunque non c'è niente a fare, incavolato nero lui. Che c'è, bicipiti? Incacchiato per l'antenna? Rifletto sull'ultima missione. Già, finalmente una gioia, ma no! Dobbiamo pagare i Nova Corps. Non considero Sacknarth 9 un'impresa eroica di successo. Ciò che i Kree hanno fatto a Rocket dovrebbe essere proibito. Vai, vai. Però è sempre Groot, arrabbiato, avrai cioè. tempo di riparare la porta danneggiata del frigo? Che? Cioè adesso? Nel futuro prossimo! Ho un'antenna intera da sistemare! E poi devo mettermi a lavorare sui potenziamenti delle armi della nave. Non ho tempo per la porta del frigo! Beh, ha ragione. Dai, vediamo di aver risolto il problema con la. Madonna, ma che. Oh,
Oh, bello! L'hai fatto un recinto. Non volevi mica rosicchiare l'antenna, vero? Un giorno troveremo il pacchetto di lingua giusta. Sì, così capiamo cosa dice. Anche se ormai dice io sono Groot, quindi ormai ha perso la sua lingua. Secondo me. Dovevamo già essere quasi a Nowhere. E a poche rotazioni dal liberarci di quel dannato tracciante Nova. Arrabbiato? Sì, molto. Andare a Nowhere senza pagare la multa avrebbe solo portato più guai in futuro. È quello che i Nova Corps vogliono che pensi. Col costo sempre apre chiù. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Più rapido, Quill. Devo riparare quell'antenna. Eh sì, volevo vedere se si poteva. Possiamo parlare un attimo? Sì, va bene. Parliamo. Quello che hai detto prima di Seknarf, che mi impegno per la squadra e che vuoi farti perdonare, lo confermi? Ogni parola. Allora perché, quando ho proposto una soluzione facile, tu mi hai ignorato e ti sei piegato ai Nova Corps? Rocket, ti prego. Solo perché non seguo sempre i tuoi consigli non vuol dire che non ti ascolti. Siamo una squadra, ognuno ha la sua opinione. Preferisci ascoltare Gamora, quindi? Gamora? Gamora sa il fatto suo, bello. È l'ufficiale di rotta, le rotte per le stelle, e i pianeti, e le comete. Rotte per le comete? Sì, a volte. E Groot è lo specialista in vegetazione speciale. Anche la sua opinione conta. E Drax perché è speciale? Lui è un tipo tattico. Un grande, grandissimo... E poi sempre io, il bastardo scorbutico che ripara la nave. Ma no, sei fondamentale per la squadra. L'abbiamo creata insieme. Ora basta ricavarne qualcosa di valido. E di duraturo. Potremmo andare su Nowhere, come hai suggerito. Ma se non paghiamo la multa, i Nova Corps ci cercheranno. E come facciamo i soldi? E va bene, pagare la multa ha senso. Esatto. Quindi liberiamocene e passiamo ad altro. Ci stai? Vedremo. Ecco, sei contento? Con le mie cose mi diverto di più, ma ti darò una zampa. Ok, io ora mi conviene... Madonna, non ho nulla. Cioè, vabbè, vediamo che cosa posso fare. Detto fatto. No, non ho nient'altro. Con te non ho proprio nulla. Posso? Wow, subito. Una piccola meraviglia. Ecco, ma questo non ho più un geyser, però... Ora che abbiamo fatto, possiamo muoverci, gambe molli? Sì, possiamo muoverci. Antipatico. Però aveva una faccia di un sorriso e qui dentro di me, quindi era già sotto il controllo mentale. Madonna, già era competente andata la ragazza. Però lo dici, io sono tuo... Gamora, hai trovato? Ma sono bambole. Sì, no, fa niente. L'ala sopra è nel sistema di Taio, le coordinate nella tua console. Aspetta, ma voglio farmi quattro risate. E perché hai chiuso la schermata? Non sono affari tuoi. Ne sei sicura? È come se cercassi di nasconderci qualcosa. Sì, è così. Mi dispiace dovertelo dire, ma ho visto tutto. Non pensavo fossi una collezionista di bambole. Eh sì, ci tengo molto alla mia vita. Peter, non ti ucciderò per una domanda sulla mia collezione. Meno male, perché l'altra volta... Che problema c'è, comunque? Tutte le persone hanno un hobby. Groot colleziona piante, Rocket è in fissa con le bombe. Sì, sì, e Drax ha un sacco di coltelli davvero terrificanti. Visto? Niente di straordinario. Può essere. Sai, anch'io da bambino collezionavo cose. Figurine del baseball, action figure... Stai pensando che sia una cosa infantile? No, non intendevo questo. Ti sto prendendo in giro. Non mi interessa cosa pensi, ma non voglio condividere i miei hobby. Beh, effettivamente. No, perché più che altro è sorprendente che lei adora le bambole. Il tempo scorre. Ok, sì, Corella, sono pronto a stupirti.
Corel starà tenendo d'occhio la nave per vedere se è la scelta giusta. La ragazza ha rispettato la sua parte dell'accordo, Quill. Siamo sicuri che sia lei? Controllo. Stessa denominazione di prima, è sicuramente la Alas Hope. Ok. Sulla mia nave. Calma, procedura standard Nova Corps. La mia nave sta bene. Quale parte? Chiedi a Quill, è lui che continua a schiantarsi. Tol. Vabbè. Ok, paghiamo questa multa. È molto bella la visuale in prima persona. E poi in terza. Figo, mi piace. Quindi, quando usciamo da qui... Vuoi dire se usciamo da qui? Conosco uno che potrebbe offrirci un contratto relativamente redditizio. Io non assassinerò nessuno. Sì, non mi va di girare per la villa di qualche ricco bastardo ad avvelenargli la cena. Stavo per dire che potremmo dedicarci al trasporto di bestiame, vista l'esperienza con il lama. Assolutamente no! Mi è piaciuta sta cosa. So che siamo qui per un motivo, ma voglio che sia messo a verbale che non voglio essere qui e che essere qui è un errore. Facciamo chi riesce a fare il dito a più agenti prima che ci becchino, eh? Non sono in vena. Ok, pensavo avresti apprezzato. Pronti a pagare la multa? Lo capisce anche Groot che sei qui per darci dentro. Ma dai, quanto... Ma non è vero! Io sono Groot. Non è una stazione a forma di roccia, è una roccia a forma di stazione. È inquietante. È mai stata sulla roccia? Sì, è uguale alle altre stazioni Nova Corps. Per caso sai come orientarti qua dentro? Non serve. O ti accompagnano loro oppure te ne resti all'accettazione. Mi ricorda quando mi sono consegnato alle autorità. Com'è stato? Liberatorio. Qualcosa mi dice che non staremo qui dentro a lungo quanto te. Dipende se intendi accoppiarti con il centurione Corel. Oh, ma siete tutti... Oh, raga, mi scusi. Intanto voglio fare una cosa. Posso mettervi delle skin alternative? Voglio mettere delle skin alternative. Ah, giusto, e ti voglio potenziarti. Grande. Poi... te voglio metterti una skin alternativa. Oh, guarda quanto è bello lui corazzato, dai. Lui ce l'abbiamo, però Nova Corps assolutamente no. Oddio, posseduto, ma neanche morto. Te invece... Ah, Drax corazzato, dai, ti metto... Cioè, ci sta tutto, ma non mi piace. Ma lei mi piace che rimane. È anche classica. Sì. Dai. Siamo tutti potenziati. No. Non mi piace, non esageriamo. Però a te voglio metterti il classico cinematografico, che è più figo. Groot va benissimo. Bene. Siete pronti? Andiamo. Allora cosa compriamo con i soldi che restano dopo aver pagato? Ok, proviamoci. Cavolo, volevo sentire quello che diceva. A volte parlano all'improvviso. Hanno anche solo un graffio. I Nova Corps ci dovranno ridurre la multa. Sì, buona fortuna. È un grave negligé. Negligenza. Io cosa ho detto? È alla francese. Dai, abbiamo una bella missione. Dove sono tutti?
Quasi tutte le stazioni Nova sono automatizzate, sincronizzate con l'Unimente. È inquietante. Non avevo scelta dopo la guerra. Tante sedie, poche chiappe per scaldarle. Almeno così è molto più efficiente. Certo, poi l'Unimente starnutisce e bam, niente più supporto vitale. È un sistema precario. Non è così che funziona. Stai esagerando. Ah sì? Classe M, nome Milano. Trasferita alla postazione R73-4PL. Presentare biglietto obliterato prima della partenza. Rilassati, Rocket, è la procedura standard. Convinto tu? Non è la mia prima multa dei Nova Corps, né la tua. È la prima che pago. Lo sapevo che dovevo restare a bordo. Dai, vediamo cosa succede. Dai, non lascerò che facciano niente alla mia nave. Mia. Ed è appena successo. Intendo niente di male. Fidati. Hai detto lo stesso della tua ragazza sbirro. Che cosa simpatica. Bene, andiamo. Qua già lo fa tutti. Poi che razza di nome è la roccia? È conforme alla realtà. Ci crederesti se ti dicessi che non c'entra con la roccia su cui è costruita? Ebbene no. E perché si chiama così? Non lo so. L'ho solo sentito dire. Rassicurante, raga. Bene. Ok, non dovrebbe essere così vuota. Sono tutti in ferie? Gli sbirri non vanno in vacanza. Ehi là! Io sono Groot. Siamo qui per una multa. Cerchiamo il centurione Corel. È bloccata. Beh, ci abbiamo provato. Forza, andiamo. No, signore. Gli andremo a cercare se necessario. Guarda, i comandi sono dall'altra parte della porta, se riesci ad arrivarci. Bene. Adesso devo hackerare la sicurezza Nova Corps. Beh, se non credi di farcela. Colpo basso, Quill. Stiamo parlando di intrufolarci in una struttura nuova. Non è intrufolarsi se non c'è nessuno. Di là, un condotto aperto. Ok, Rocket, vedi se riesci a raggiungere l'altra stanza e fa attenzione. Sai, l'idea di pagare la multa non mi fa impazzire, ma smanettare con la roba dei Nova Corps non è male come premio di consolazione. C'è qualcosa che non va con la rete. Come se usassero solo l'energia di riserva. Lo trovi sul visore, sai già cosa fare. Tutti quali circuiti scambiare. Possiamo alimentare solo un certo numero di cose alla volta. Vado! Resterai a bocca aperta. Aspetta, ma la faccio spaventare. Aspetta, la faccio spaventare. Lo scopriremo. Ehi, penso di poter attivare gli irrigatori da qua. Potrebbe servire? Solo se puoi bagnarti. Già, giusto. Puoi scommetterti. Cazzo, Peter! Scusa, scusa. Non sono bravo con l'elettricità. L'hai detto? Vabbè, ero curioso. Will, sei ancora lì? Resterai a bocca aperta. Chi vuole una bibita? Io sono qui. Sta controllato. Non c'è l'acqua baltiana, purtroppo. Lo scopriremo. Ah, ok. È una porta. Quella sbagliata. Vedi? È un bagno. Qualcuno deve andare? Basterebbe andarmene da qui. Ok, abbiamo quasi fatto tutto, tanto perché lo stavo solo guardando, raga. Mi servirebbe... Ehi, ha funzionato! Più o meno! È blindata, quindi servirà più energia. Vedi che proprio la funzione della voilà! Visto? Cosa? Tipo... Ta-da! Non è affatto più chiaro. È aperta. Perché non l'hai detto subito? Che noia che siete, raga. La quiete è schiacciante. In effetti. Cosa stanno facendo? Si scansionano a vicenda. Vai a capire perché, però. Sembrano impazziti. Allora, io la stopperei qui. Abbiamo fatto un bel po' di percorso in realtà. Anzi, in realtà no, voglio stopparla in... Li hanno attaccati. Ehi, l'avete sentito? Ah, poverino. È un oggetto, l'empatia è mal indirizzata. Io sono un mezzo oggetto, ricordi? Ebbene, no. Di nuovo.
Salve. Non c'erano. Come l'hai capito? Chiunque voi siate, venite qui. Io sono Groot. Ehi, di là. Dovete farmi uscire da qui. Non merito di stare in gabbia. I Nova Corps dissentono. Restane fuori, occhi dolci. Non dovremmo favoreggiare un criminale. Non eri prigioniero dei Nova Corps? Sì, e ho scontato la mia pena. Fate parecchio i superiori per essere qui a girare in una zona riservata. Cosa sai di quello che sta succedendo qua dentro? Poco. C'è stato del trambusto, gente che parlava di una madre, poi se ne sono andati tutti. Corel, hai visto un centurione oppure una ragazzina Cree? Non so altro. Forza, io vi ho aiutati. Ora tocca a voi. Trovate un modo per sbloccare la porta. Mi oppongo formalmente all'intrusione in una struttura Nova Corps. Me lo segno. Allora, tecnicamente... che si possono aprire. Ci sarà un interruttore, un pulsante. Allora... oddio, Groot, che stai facendo? Dobbiamo collaborare. Datemi una mano. Ok, dai, lo facciamo. Tanto so come andrà a finire. Qualcosa che non quadra. Oh, ehi, cosa hai fatto? Dove sto andando? Che succede? Dove sarà finito? Ornace. Bravo, Quill. Hai giustiziato il tuo primo prigioniero. Lo trovo improbabile. Sì, soltanto sappiamo come andrà a finire. Bene. Questo è impazzito. Va bene, ragazzi, la stoppiamo qua. Che ne dite? Dobbiamo fare un sacco di gameplay qui, quindi la stopperei qua. Bene, raga. Qui è Delta 28. Al prossimo video. Passo e chiudo. Bella, raga.